Allora, buongiorno, continuiamo la progettazione della rosa dentata, vedendo prima l'aspetto di dimensionamento secondo Lewis e poi vi ricordate quali sono le due tecniche, vero, di progettazione, la Lewis e quella d'usura. Cos'è che fa decidere se progettare a Lewis con il metodo di Lewis o progettare il metodo d'usura? Che Velocità, l'utilizzo, altra velocità? impiego, Periferica. periferica, quindi quella che agisce sulla rosa dentata. Tant'è vero, si può definire il metodo di Lewis, va bene? È una progettazione in che modo? Cosa va a vedere Lewis all'interno delle sue formule? Considera il dente come? No, come una trave soggetta a cario di flessione, eh? E quindi è un cario prevalentemente statico, apparentemente statico, cioè lo riporta a un cario statico. Nella formula d'usura si tiene conto invece anche di carico appunto ad usura e soprattutto a fatica. Per cui questo dente continuamente, in fatto di stacca-attacca, subisce continuamente questa flessione, riposo, flessione, riposo, flessione, riposo, che alla lunga genera un logoramento del materiale e della resistenza. Quando noi usciamo da una progettazione o di Lewis ad usura, qual è il parametro che noi andiamo a determinare? Qual è la grandezza in output che noi otteniamo da uno studio con Lewis o con l'usura? No. Il modulo. Modulo. Bravissimo, il modulo. Il modulo che ha una grandezza. Perché è stato inventato il modulo? Ve l'ha detto, vero il professore? Perché si usa il modulo? Che caratteristiche ha il modulo? Perché di fatto invece di modulo cosa bisognerebbe usare? Qual è la grandezza che dovremmo usare noi? No, lo richiamiamo il diametro. Attraverso la grandezza che noi effettivamente dovremmo avere, poi invece di questa grandezza usiamo il modulo per un motivo, però noi di fatto dovremmo usare questa grandezza. Ah, retta quella che si trova nel punto di contatto dei denti. No, è geometrico. La retta. No, è geometrico. È geometrico, non è. È una grandezza geometrica. Noi definiamo la grandezza geometrica e attraverso questa grandezza, in questo caso il modulo, definiamo tutta la rosa dentata. Vi ricordate? Cioè, quando io ho definito il modulo, entro nella tabella e qui in modulo rilevo tutte le altre grandezze: il diametro della primitiva, il diametro di base, il diametro di testa, l'addendum, il dedendum. Quindi definisco il dente. Il Grandezza numero dei denti. il Numero dei denti. no, è una conseguenza anche quello. Il numero di denti lo definisco, abbiamo visto come. Dalla tabella I86, in base al rapporto di trasmissione, definiamo il numero minimo e da quello scegliamo da lì in su il valore dei denti. Il passo. Ora, cosa rappresenta il passo? La distanza tra dentro È un rapporto fra cosa? Fra? Bene? La circonferenza e il numero di denti. Perfetto, è il rapporto fra. Dio buono. Non mi va. Perché non mi dà la lavagna? No, non ho attaccato, non mi va. Il passo, giustamente, è il rapporto fra il perimetro della circonferenza, quindi 2 pi greco r o che dir si voglia pi greco d, che è la stessa cosa, fratto il numero di denti, vero? Questo numero, io poi attraverso questo numero, una volta ho definito questo, ho definito tutto. Chiaro? Perché col passo posso definire il diametro della primitiva, il diametro di testa, il diametro di base, il dedendum e l'addendum. Chiaro? Perché non usi il passo ma usi il modulo?
Questo me l'ha detto il professore. Cosa rappresenta il modulo? Non rappresenta altro, è il passo fratto una costante. Perché uso il modulo invece il passo? Perché il passo è riferito a un punto solo. No, 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 è proprio banale la spiegazione. Perché usi il modulo e non il passo, se la differenza è solamente pi greco, che è una costante? Il modulo è standard. No, perché il modulo è un numero intero. Il passo sarebbe pieno di virgole, perché con il pi greco 3, 14, verrebbe un numero, mentre il modulo è un numero puro. 1, 2, 3, 2 e mezzo, 1 e mezzo, e via dicendo. Chiaro? Poi però, per il resto, una volta in modulo, io ho completamente, completamente definito la geometria del mio dente. Vero? Quindi l'altezza, la parte sopra la primitiva, sotto la primitiva, e via dicendo. Va bene? L'angolo di pressione lo conosco, perché è un valore di ingresso. L'angolo di pressione a cosa dipende? È il tipo di ruota. Più che altro, cosa caratterizza l'angolo di pressione? La sollecitazione. No, la testa di dente dei posti. Il rapporto tra pressione. Dall'altezza di dente dei posti. Cosa caratterizza l'angolo di pressione? Rappresenta l'inclinazione della retta su cui giace la risultante. Quindi è la rossa, la direzione dove agisce, dove giace la risultante delle forze che i denti si scambiano, che è... Come si chiama proprio la retta? Retta d'azione. Ok. È la retta dove giace la risultante delle azioni che i denti si scambiano. Chiaro? Alfa è l'inclinazione della retta d'azione rispetto alla tangente all'incontro delle primitive. Questo angolo alfa può dipendere anche leggermente dall'interasse, cioè dalla distanza dei centri, perché se li allontano o li avvicino, cambia l'alfa. Chiaro? Alfa? L'angolo di pressione viene dato. Quando voi cominciate a progettare, si definisce l'angolo di pressione che tentate, quasi sempre 20 gradi. Che è la distanza fra i due centri, che è in relazione all'interasse, a questa grandezza. Chiaro? Sì. Bene. A questo punto, una volta io ho alfa 20 gradi, definisco, come sapete, e questo sicuramente avete visto il professore, la geometria del dente. Perché io entro in questa tabella, è tutto normalizzato, vero? Non è che devo fare altro. Questi sono moduli standardizzati, tra cui i neretti sono quelli consigliabili. Chiaramente se io voglio un dente più robusto, il modulo deve essere più grosso o più piccolo? Più grande. Come prof? Se voglio un dente più robusto ci voglio un modulo più grande. Stavo cercando la tabellina, ma non so come mai il manuale la confonde tanto. Eccola qua. Una volta trovato il modulo, con questa tabellina qui, io ho completamente definito la rosa dentata. Nella sezione piana. Chiaro? Nella sezione piana. Mi manca. Dice, prof, nella sezione piana. Nel piano, nella sezione, vedi? Ti manca lo spessore qui. IB. Ah. IB sì. Che però anche lui è relazione del modulo e dell'anda. L'anda, che come vedremo è un parametro che io, una volta in progettazione, devo stabilire il lambda. Il lambda è il rapporto fra B, la larghezza, fratto il modulo. Chiaro? Sì, prof, ma se mi manca anche B, come fa? No, il là non ti manca, quando parterò a fare lo studio, stabilisci il lambda. Il lambda deve essere tra 8 e 12 per le ruote cilindri a denti dritti,
può prendere valori più grandi per le ruote con rapporti di trasmissione più elevati. Quindi noi la dovremo scegliere quando iniziamo la progettazione. Il lambda lo prendiamo noi, solitamente si piglia 10, 9, 11, chiaro? Una volta preso lambda, calcoli il modulo con Lewis o Azura, con il lambda che hai preso trovi beta, il b la larghezza, lambda per m, e nel piano disegni con il modulo tutti i parametri della ruota. Chiaro? Perché come vedrete tutti i parametri sono una costante per il modulo. Chiaramente, prima di tutto questo, cosa abbiamo fatto? Allora, rifacciamo il riepilogo. Primo passaggio, si determina, a parte l'ho fatto questo, lo studio delle ruote dentate, questo schemettino l'avevo fatto un miliardo di massa, l'ho fatto un po' con quell'altra classe. Ora ve lo fo. L'ho fatto in quell'altra classe forse. E quindi ve lo ripiglio un attimo. Ecco, step progettazione da dentare. Ecco. Allora, lo step progettazione prevede coppia da trasmettere il rapporto di trasmissione, studio cinematico dinamico, va bene? E questi sono valori che vi vengono dallo studio. Nel caso vostro il professore giustamente ve l'ha assegnati, come io ora ve li assegno. Oppure possiamo andare a riprendere un esercizio che abbiamo fatto. Bene. Dalle norme, step 2, determiniamo il numero di denti minimo. Ruota più piccola in base al tipo di dentatura e rapporto di trasmissione. Prof, l'ha fatto con noi questo. Allora l'ho fatto con voi. E si è fatto la scorsa volta. Oh, un miliardo mai se l'ho fatto un po' con quell'altro. Poi si determina il diametro. Qui, questa parte non c'è bisogno di farla, la sapete? Sì. Oh. Poi scegliamo il numero di denti del pignone. Stando attento, mi disse l'altra volta che se lo prendo troppo piccolo, poi l'albero dentro non mi c'entra. Quindi devo pigliare, ho il numero minimo, posso pigliare da lì in su. Se lo piglio troppo piccolo, il problema è che l'albero non mi entra dentro. Se lo prendo troppo grande, ingombro tanto. Quindi devo sempre in progettazione avere quella che si chiama sensibilità. Cioè il progettista non è un contabile a plea numeri. E uno un po' di senso delle cose che fa lo deve avere, un po' di esperienza, no? Deve avere una base tecnica per sapere usare l'esperienza, ma deve avere anche l'esperienza per mettere a frutto e capitalizzare la competenza. Come vedrete la progettazione non vi dà un valore come la matematica 2 e 2, no. Può essere 15, può essere 16, può essere 17, può essere 18, può essere 19, può essere 20. In base a quello che abbiamo. Non è sempre 15, non è sempre 20. Bene. Quindi, una volta determinato il numero di denti, entro dentro, scelgo lambda e comincio la progettazione. Va bene? Allora, partiamo da quello che conosco. Prof, ma il lambda vale anche per le ruote dentate elicoidali? Per tutte. Tra 8 e 12? Vale, sì, sì. Vale solo, cambia solo per le ruote a grosso rapporto di trasmissione, per quelle tipo dove c'è fonte rapporto di trasmissione a 1,80, allora lì cambia leggermente. Quando c'è una vita senza fine, se tu c'è un rapporto di trasmissione, una vita senza fine, come c'è nei punti di sollevamento, lì c'è un rapporto grossissimo, c'è una ruota grossa che gira piano e la ruota piccola gira forte. Ponte, la vite si sta montando la cloaca che tira sui ponte, gira forte, la ruota dei motori gira piano. Cioè grossi rapporti di trasmissione, grosse coppie in gioco. Tant'è vero il ponte sollevatore cosa fa? Alza pesi molto grossi con motori relativamente piccoli, perché cambia il rapporto di trasmissione, esalta molto la coppia. Il motore gira forte, la vita senza fine gira più piano, il ponte solleva piano piano, chiaro. E quindi prof, comunque noi anche all'esame prenderemo fra 8 e 12? Sempre, quasi sempre 10, non ti sbagli mai. Ok, 10. Gli step poi eh? Mi può mandare? Gli step?
avete tutto comunque il vostro dentro bocca, comunque li mando anche. La veste anche lui bisogna ci mette a farlo, a mettere caricare tutta la roba. Allora il modulo, che in effetti è lo strumento più deciso alla scuola, e devo buttarvi anche tutto lì, almeno siamo sicuri. Allora è più comodo, vabbè, giustamente poi è quello, e io devo, mi devo attenere alle disposizioni della scuola, posso fare come mi pare, va bene. Allora, fatto questo, quindi studio cinematodinamico, sappiamo qual è la coppia, possiamo riprendere un esercizio che abbiamo fatto, ce l'ha uno di voi, partiamo da lì, dove era l'ultimo si è fatto le note dentate, ce l'avete? Prof, CR, eh? Gli mando la foto se vuole. Sì, mandami la foto. Grazie. Quindi abbiamo 375 come numero di giri della coppia motore, del pignone, e 40 come coppia motore. A questo punto avevamo il rapporto trasmissione che era 2,5. Nella tabella I86 andiamo a prendere il numero minimo di dente, come sappiamo dall'ultima volta abbiamo visto, è 15, va bene? Quindi mettiamoci anche questo. Dalla tabella I86, questa. Dentatura esterna come la nostra. Rapporto numero minimo di denti, un 2,5 è 15. Prendiamo la blu, eccola qua. Questo è quanto, va bene? Ma quindi, prof, per scegliere il numero minimo di denti bisogna soltanto avere, cioè basta soltanto avere il rapporto di trasmissione. Sì, sì. E la sensibilità, perché te ora pigli 15, se ho detto l'altra volta, se poi l'albero mi viene troppo grosso, perché te cosa fai? Sì. Ora prendi 15, scegli le ruote, poi ritorna all'albero, dimensioni l'albero e ti devi stare dentro, perché è il gatto dove si mangia la coda, no? Cioè noi l'altra volta nell'esercizio abbiamo dato un modulo a caso, ma di fatto bisognerebbe sapere quanto è il modulo, perché poi condiziona lo sforzo sull'albero. Se cambia il diametro cambia il tiro, cambia la forza sui denti, quindi cambia la sollecitazione sull'albero, quindi è un po' ricorsivo, no? Quindi seriamente che cosa fai? Ora prendi la ruota, calcoli il modulo, con la ruota e con il modulo entri nell'albero e ridimensioni l'albero. Comunque prof, se l'ha preso 20 la scorsa volta. Sì, mettiamoci pigli 20, va bene? Allora, prendendo 20, eccolo qua. Ok? Siamo, possiamo partire, va bene? A questo punto che cosa si fa? Si sceglie il lambda, quindi io mi prendo un lambda uguale a 10. Quindi, noi siamo già, si è già fatto, lo step 1. Nello step si era visto noi, no? Step 1. Step 2. Questo sarà lo step 2 e 3, va bene, lo stesso cosa. Ah, anche 3? Mi sembrava fosse anche, ci avessi detto, si fa vedere un attimo, forse sbaglio. Scegliamo il numero di denti pignone superiore al numero minimo. Sì, era il ragionamento, capito? Ah, ok. Il ragionamento, dopo aver scelto i due, si fa quella verifica lì, si guarda se non sia troppo piccolo, se no si aumenta. Cioè, si prende il minimo, ma non è detto si piglia subito il minimo. Si compara con le grandezze che abbiamo sull'albero o che ci aspettiamo e controlliamo che non sia troppo piccolo. E poi scegliamo dai minimi il valore effettivo. Poi andiamo allo step 4. Lo step 4 è ovviamente, parto da il lambda, mettiamolo prenda 10, consapevolmente che 10 è la larghezza del dente fratto il modulo. Con questo valore mi metto dentro la formula, che è la formula di Lewis, che ora la coloro di verde. E ricavo prima di questo
prima di trovare la forma giusta ho bisogno del sigma m. Il sigma m lo devo trovare. Il sigma m lo prendo qui. Lo prendiamo dal viola. Come faccio a trovare il sigma m? Il sigma m, quindi, primo nello step 4 ho il sottostep 1 che è il determino il lambda, il sottostep 2 all'interno 4 determino il materiale. Che materiale prendo? Allora, solitamente le ruote dentate si fanno di un acciaio. Allora, c'è vari ste, o si piglia un acciaio legato, il cromo molibdeno, e allora il cromo gli dà la parte, diciamo, di durezza, perché con dei trattamenti di cementazione specifici il cromo viene portato in superficie, crea dei carburi che sono molto duri e resistenti, perché un dente deve resistere all'usura e deve essere resiliente, perché è frequentemente urtato, quindi deve resistere agli urti. La resilienza è la capacità di resistere all'energia d'urto, quindi ad assorbirla senza rompersi, quindi deformazione senza rottura. Resistenza all'usura, perché chiaramente la superficie del dente struscia di continuo. Si sceglie o un acciaio basso legato, tipo un C20, perché? Perché basso legato permette la cementazione. La cementazione, dovete fare la tecnologia, è un trattamento termico per cui si mette la ruota in un ambiente ricco di carbonio e la differenza di concentrazione tra l'ambiente e il materiale fa sì che il carbonio si venga a attaccare in superficie. Carbonio che crea il carburo duro, quindi fa la pellicola dura e dentro rimane resiliente o tenace, quindi resistente all'urto. La differenza tra resilienza e tenacità è semplicemente l'urto, sia in campo elastico o in campo plastico, ma il concetto è lo stesso. Capacità di assorbire l'energia, l'urto. Alternativa è di fare un acciaio legato in cui la capacità e la durezza viene data con una carburazione. Si carbura, cioè si porta il cromo in superficie e si rende più duro. Bene. A prescindere, sappiamo che si prenda un C20. C20 è un sigma di rottura, l'abbiamo visto nei social alberi, intorno a 600-700 newton su millimetro quadro. Quindi, supponiamo di prendere, siccome sta ruota non deve essere particolarmente sofisticata, un C20. Che... Però, prof, se una ruota invece deve essere molto sofisticata? Tu puoi pigliare un 18 cromo molibdeno 4, che è un acciaio legato con cromo, quindi diciamo il cromo gli dà già una caratteristica di rottura e va attorno a 1200-1400, quindi solamente la raddoppi, chiaramente aumenta costi, è più difficile a lavorare perché è più dura anche a priori, perché qual è il problema? Il problema grosso è che questi materiali sono molto duri, quindi anche all'utensile si lavora peggio per asportazione truscio. Se un C20 lo lavori molto meglio, perché prima tu lo normalizzi, cioè tu riduci il grano, tu lo lavori meglio, è più morbido e poi tu lo indurisci o il trattamento. Tu fai prima la tempra e poi l'incementazione. Tempra o rinvenimento, qui tu lo crei bonificato, resiliente e tenace, e poi tu lo cementi in superficie per renderlo duro. Questi sono tutti i processi. Io vi sto parlando di tecnologia. Spero che questa roba tecnologia pure abbia fatto. L'anno scorso. Questa è roba fondamentale. Prof, ma è più resistente un C20 o un C40? No, il presidente è un C40, però il C40 tu lo cementi male, perché essendo ricco di carbonio, se tu lo metti in ambiente con la CO2, perché se lo metti in ambiente ricco di anidride carbonica sui cementi, essendo il gradiente di concentrazione tra l'ambiente e il materiale, c'è meno gradiente, si diffonde meno il carbonio sul materiale, si indurisce meno. Quindi per avere una cementazione bisogna avere un acciaio basso legato, cioè scusatemi, con basso tenore di carbonio. Quindi se vi diano all'esame di maturità, che acciaio sceglieresti, che materiale non legato sceglieresti per avere una cementazione? Dite un C40, se c'è il commissario può darsi, se ha pelli, gli si rizzino. Perché bisogna usare un acciaio basso legato, vero? Però tu devi spiegare come mai, perché nel processo di cementazione, essendo il gradiente di carbonio minore,
nel C40 la diffusione della CO2, del carbonio della CO2 nel materiale è minore, e quindi l'effetto cementazione è minore. E quindi se te tu lo metti in un ambiente non c'è molto CO2, la differenza tra la CO2 dell'ambiente e il materiale è tanta, quindi il carbonio tende ad andare dalla zona del più concentrato a dove è meno, va in superficie e permette la creazione di carburo e lo indurisce. Chiaro? Allora parliamo sempre del presupposto che resilienza e resistenza non vanno d'accordo. Più resistente vuol dire meno resiliente, più tu non lo fai più fragile è, meno resiste all'urto, quindi devi sempre cercare un compromesso. Allora il compromesso qual è? Fuori resiliente il cuore, fuori resistente duro all'usura la superficie. Chiaro? Bene. Perché se si rompe solo la parte fuori? No, non si rompe, resiste all'usura. La resistenza gliela dà il cuore dentro. La pellicola superficiale non ha impatto sulla resistenza. Perché è fuori rispetto alla superficie di cuore. Infatti, il cuore è quello che resiste. La superficie è quella che resiste all'usura. Okay. Infatti anche negli alberi, cioè, un albero comunque deve resistere all'usura per anche. Infatti anche gli uccelletti vengono tutti cementati. Infatti è sempre un compromesso la meccanica fra le varie, non è che esiste, no si farebbe tutti la stessa cosa, sarebbe un unico materiale. Il fatto che ci sia tante scelte è proprio il fatto della varietà di comportamento delle cose, per cui se so che te sei un tipo più espansivo, ti porto una festa per darmi una mano a conquistare una donna perché sei espansivo, lui è più introverso, lo tengo con me quando ci devo studiare, ho bisogno di stare concentrato e non mi distrarre. Le persone è uguale, no? E il materiale è uguale. Se te scelgo il materiale più espansivo quando vado a ballare la sera e mi interessa passare una serata magari un po' più aggressiva, mi prendi il ragazzo riflessivo, quando voglio in due ore portare a casa un capitale, un concetto di matematica e magari un capisco, e quindi magari in due ore, magari io ho due ore di tempo, me ne dedica e mi insegna a fare quello. E il materiale è uguale, c'è quello più espansivo e quello più introverso. Non esiste il materiale migliore, se no le donne andrebbero tutte da lui. Bene, invece fortunatamente si distribuiscono. Vero? Allora, tornando al nostro materiale, prendo il C20. Il C20 prende un sigma di rottura 600. Poi si va dalle tabelle, magari anche qui aveva capito tu. Qui non c'è il sigma ammissibile lo ricavo su base a dei ragionamenti. Allora, il sigma di rottura cambia in base al materiale conosciuto. Chiaro. È quello che tu trovi dalle prove trazione di laboratorio. Poi giustamente se te lo rielabori e te lo modelli in base al campo di funzionamento che tu hai. Nell'albero abbiamo visto come lo rielaboriamo, qui lo vediamo come lo rielaboriamo. Sigma ammissibile è cardio di rottura, quindi 600, fratto GR. Il GR è il cardio di sicurezza. Il GR? Sì, è un po' il cardio a fatica. È un po' il cardio a fatica, no? Vi ricordate noi quando si faceva l'alberi, si prendeva 1,5 perché si prendeva il sigma di rottura invece il sigma elastico. E poi si moltiplicava per un coefficiente e teneva conto del campo di funzionamento, più uguale. In base agli urti che tu puoi avere più o meno frequenti, più o meno intensi, tu pigli da 4 a 5. Come vedete c'è sempre un certo margine, no? Quando c'è questo simbolo vuol dire varia da 4 a 5. Uno sceglie 4, 4,5, 5, 4,1, 4,3. In base a dei ragionamenti. Se vuoi essere più conservativo, prende 5. Se vuoi essere più meno prudenziale, ma più diciamo a favore anche della dimensione, perché più che tu sei prudenziale, più che le ossa crescono di dimensione, va bene? Sicuramente è una cosa più grossa. Un numero di giri molto elevato, privilegio anche la dimensione. Numero di giri basse, privilegio la resistenza. Chiaro? Quindi 4, 5, mettiamo 5. Oh. Ma 600 da quale tabella l'ha preso? 4, 5? No, 600. 600, 600 è quella, quella abbiamo visto anche per gli alberi. I materiali sono sempre gli stessi. Il sigma di rottura è una caratteristica, non dipende dal tipo di studio che fai, dipende dalla natura
dell'oggetto che hai, già del materiale, basta, questo qui. Ora io vi ho dato questo, ma ce n'è una miriade. Poi molte volte cosa fai te? Quando tu lavori con questa roba, tu chiedi un materiale certificato, anche qui dipende dall'accuratezza che tu vuoi. Qui addirittura c'è il C22, vedi, va da 500 a 650. No, ok. Poi, A che dipende dalla precisione di lavorazione, va bene? Quindi anche qui, se te tu hai un processo tecnologico preciso, tu prendi 6. Se tu hai invece un po' meno preciso, per cui tu hai molta rugosità anche nei denti, questo comporta una maggiore, diciamo, usura e soprattutto anche comporta una maggiore sollecitazione e maggiore probabilità di rottura anche. Perché se io ho la rugosità, in ultima analisi, brutalmente, è cresta punta, cresta punta, cresta punta. In questo punto si genera una frattura più probabile, che se no io ho lo stesso materiale verde che è meno rugoso. Vedete, se è meno rugoso, al vertice della rugosità c'è un angolo meno pronunciato, meno a punta. Quindi vuol dire resiste meglio alla fatica. Chiaro? Perché se lo fa più a punta è più facile spaccarlo. È come quando pigli il legno, gli do la botta, lo intacco e poi lo spacco. No? Qui è uguale. Se il materiale è più rugoso è più probabile che parta la crepa. Chiaro? Guardatemi, ma questo che dice stamattina? No, sì, sì. Questo è meccanica, ragazzi. Sapere questo vuol dire capire quando uno parla e che dice. Vedete tante materie sopra. Io sto toccando la tecnologia, sto toccando il disegno e fo meccanica, ma lo devo fare. Se qualcuno mi aiuta e mi viene dietro, mi sostiene, riesco a far meglio la mia lezione. Se no devo tutte le volte ripuntualizzare. Quindi qui scelgo 3, 6, libera. Ritengo il mio processo tecnologico, chiaro, influenzo anche la tecnologia nella scelta che faccio, perché se metto 6, quando va a fare il disegno, ci metto un bel asterisco sulla rosa dentata e chiedo la lavorazione e chiedo la verifica della rugosità. Se metto 3, allora, me ne frego, non gli metto nemmeno la rugosità nella rosa dentata, gli chiedo una rugosità di base, me ne frego. Bene, 3 e 2, bene, me ne frega nulla. Se invece ho messo 6, metto un e 6, chiedo una finitura, impatto sul costo, sicuramente, costringerò la lavorazione di finitura successiva, la rettifica, però ho messo 6, lo pretendo, ho privilegiato l'inerzia, ho privilegiato l'ingombro, ho privilegiato la perfezione, chiaro? Vendo una Fiat o vendo un Audi? Questo è il concetto. Come si fa a rimuovere la rugosità al materiale? Con la rettifica? Con la rettifica? Ma i processi di lavorazione li stai facendo? Sì, sì. Devo fare domande, mi preoccupo. Si è fatto l'anno scorso. Con chi è? Con la rettifica, con la rettifica porti via poco materiale. Con l'utensile, nella asportazione di soluzione, porti via di più. Capito? Se te pretendi la finitura, pretendi una lavorazione ulteriore. La rettifica è un'operazione, rifinisce meglio la superficie e centra sugli alberi, te lo rimette in asse, perché quando tu lavori un albero e torni, se il riccio ti venga tondo, ma ti venga il littio, perché il mandrino non crea un modo perfetto, oscilla un po'. Sì. Con la rettifica lo rimetti perfettamente in asse. Perché vai più piano. No, perché spesso nei mandrini che fai? Lavori da una parte, lo giri e lo lavori da un'altra. Una volta tu lo giri, tu perdi l'asse. Il collo e tu lavori una a quest'asse, una a questo. Quando ci metti uccinetti l'albero fa così. 3 giorni sbutti via agnosa. Allora che cosa fai? Lo ricentri, per esempio, su un trascinatore, lo rimetto in comparatore, quando gira l'albero giri dritto, il collo uno starà sopra, uno starà sopra. Gli butta addosso la rettifica e in due di più mangia di più, in due di meno mangia di meno, alla fine te lo ricentra e gira dritto. Ci metti il cuscinetto e ti starassi. Sull'albero devi fare. Sono talentata. Questo è un mondo, ragazzi. È la bellezza del nostro mondo. Che le materie
E ora nel progetto soft skill spero, io ho preteso che questo venga fatto, queste culture qui, quelle pratiche, speriamo che mi vengano. Non è facile poi convincere anche gli altri a seguire questa linea, no? Una linea anche un po' più ambiziosa, di pluricompetenza. Bisogna essere sempre, anche noi, sempre aggiornati. Parto un corso, tu vai a farlo, tu vado a fare quello, tu vai a farlo, tu perdi tempo, magari delle volte neanche retribuito, ma lo fa per passione. Il problema è che molte volte si ha più passione noi, si può insegnare e voi dovete imparare, questo è il grosso problema. Bene, allora mettiamo A, io prendo A6, perché decido che voglio una lavorazione precisa e quindi pretendo poi in fase di disegno una tolleranza rigorosa sulle finiture. Sotto metto 6, A più V, ecco, V è il valore che io devo poi reiterare. Perché? Io ora qui prendo un V, 4, mettiamo prenda 4, metro al secondo. Quando è poi ho trovato il modulo, quando il V sarebbe la velocità periferica, la velocità nella, se questa è la ruota dentata, sulla primitiva, chiaro, prima la ruota dentata, più grossa la fo, più veloce va, perché V è uguale, ondo è la, io è, V è uguale a omega per R, quindi V dipende da come piglio R, omega ce l'ho già, vedi? Però siccome è cosa fuori, iterativo, perché ora il V determina il sigma M, con il sigma M calcolo il modulo, con il modulo trovo la primitiva, ritrovo il V, se il V che viene inferiore a questo, sto conservativo, se V viene maggiore devo rinunciare da capo. Perché ora qual è qui il problema? Trovo sigma M, poi dalla formula I35 determini il modulo, va bene? Piglio il modulo maggiore di, buone le norme, scelgo il modulo normalizzato, poi una volta scelto il modulo trovo la primitiva. La primitiva da che cosa è fatto? Sarebbe la circonferenza dove i denti idealmente si toccano. Vabbè prof, ma facciamolo intanto. T'ho ragione, parlo troppo, t'ho ragione, ma mi innamoro della scienza io. Il mio cervello è così, riesce a cioè fa troppo impulsivo, ma questo me lo fa sempre nella vita, sia nel campo scolastico che nel campo sentimentale. Infatti non sono un grande amatore io. Sono troppo impulsivo, bisogna essere calmi, riflessivi. Controllare le emozioni, io non le controllo. Mi innamoro di sapere delle volte. Allora, questo viene 72 newton millimetro quadro. E questo è un sigma ammissibile, chiaro? È chiaro, se piglio un materiale più resistente, questo viene maggiore. Se piglio un'area lavorata meno, viene più piccolo, più preciso. Bene, ora entro nella formula. Il modulo limite deve essere uguale a, questo è il modulo limite, va bene? La radice terza. Modulo limite? È limite perché devo pigliare il modulo maggiore di questo I. Io lo chiamo limite, tu puoi calcolarlo e puoi andare a cercarlo maggiore di questo. Te devi pigliare un modulo normalizzato superiore a questo ti viene. Ah, sì, ok. Ah, tipo minimo. Bravo, minimo, chiamalo. 2 per MT è 40, per il coseno di beta è 1, perché beta è 0 perché la ruota è dritta, non è il dente elicoidale, fratto lambda, e abbiamo preso 10, per sigma ammissibile, che abbiamo preso 72, 0 è 20, il 40 è per 10 alla terza perché devi mettere newton millimetro, ci sarebbe lambda per, sarebbe, qual è la forma lambda per, eccola qua, per z, per sigma ammissibile, per y lo prendi dalla tabella I88,
ed è in base al numero di denti. Dentatura normale 0,320. Eccolo qua. Prof, non ho capito il beta, se si mette o no. Eh? Il beta, coseno di beta. Beta è l'inclinazione del dente liodale. Eccolo qua. E quanto è? È zero. È dente dritto. Ah. Un inclina. Quindi il coseno di zero fa uno. Uguale. Due per 40.000 fratto 10 per 72 per 20 per punto 32 e viene 2,58. Allora vado a prendere il valore normalizzato dei denti che non avevo preso prima. Si prende maggiore, maggiore. Il valore normalizzato è immediatamente superiore a questo. Eccolo qua. Ah, oh, c'è il 2,75. Però 2,75 non è normalizzato, meglio prendere 3 se non c'è problemi particolari. Se non c'è problemi particolari puoi pigliare anche 2,75. Però buona norma è in eretto. Quindi prendo giustamente 3, va bene? No, perché quanto torna non ho visto. 2,75 2,58. Quindi io prendo M maggiore M minimo e quindi prendo M uguale a 3. Una volta ho fatto M uguale a 3, io ho verificato quello sopra. No, ho fatto la geometria. No, non ti ho verificato nulla. Ora che cosa fai? Trovi il diametro minimo e il diametro della primitiva del pignone. Il diametro della primitiva è 3 per numero di denti, 20, 60 mm. Calcoli la velocità periferica, che è uguale a il raggio, quindi 0,06 fratto 2 per omega, che è 375, che era la velocità che avevamo con cui deve girare. Quindi punto 06 per 375 fratto 2 e fa 11,25. Sì, ciao. Ciao, bravo, ciao. Non va bene perché io avevo preso il sigma ammissibile 4. Quindi cosa faccio? Ricomincio. Prendo qua questo numero. Cambia, non va bene, perché va più forte, quindi io consiglio massimo la 4. Quindi vuol dire che è più soggetta. Quindi prof deve essere, la velocità deve essere minore rispetto a quella che prendi. Dipende da quella che metto di sigma ammissibile. Prof, ma si può prendere 11 o se deve prendere un altro? No, io prenderei 11, non andrei a complicarmi la vita. Tenendo conto che se metto 11 qui, sigma viene più piccolo, il modulo viene più grande. Il modulo mi è più grande, la ruota riaumenta, riaumenta anche la velocità. Quindi se lo pigli 11 c'è il rischio che non vada bene. Io lo prenderò un pochino più sopra. 13, 15. Ma la velocità periferica non so se sia uguale o no. Ma qui tipo si è fatto un attimo. Beh. No, è uguale. I denti ho preso che facevo tranquillo. Sì, sì. Lì è fatto. Come ha fatto? Qui si è fatto pi gremo per dp per il diametro primitivo per n1 fratto 60. E vabbè, uguale. Omega n1 fratto 60. E 2 pi gremo n fratto 60. Va bene. No, qui l'omega l'avevamo di già, lui si dava il numero di giri che solitamente è dato sul conoscere il motore. N uguale piccolo sarebbe. Il modulo che tu hai preso? Maggiore di quello minimo da calcolato. Allora, questo è quello da calcolato.
devi prendere un modulo superiore a questo, lo prendi in base alle norme. Chiaro? E cosa c'entra il modulo con il numero dentro per trovare il diametro? Perché il modulo è in relazione al passo. Chiaro? Il modulo è uguale. Il passo è uguale. È modulo per fratto pi greco. Con il passo tu hai la distanza fra due denti. Per il numero di denti tu costruisci la circonferenza. Chiaro? Tanti pezzettini di passo fanno la circonferenza. A questo punto prendiamo la velocità 15 di primo tentativo, il sigma ammissibile diventa 600 fratto 5 per 6 fratto 6 più 15. Vediamo se lo ritrovo. Il 15 prof l'ha trovato da? Lo prendo primo tentativo. Così? È così. Siccome deve venire più di 11, se spiegavo prima, se prendo perfettamente 11, lo metto qui 11, il sigma diminuisce. Qui dove? Qui, il sigma ammissibile. È positivo 4. Sì. Questo 4 era il primo tentativo. Sì. Se io qui piglio 11, il sigma ammissibile viene più piccolo, perché ha denominato qui. Lo metto qui dentro, il modulo viene più grosso perché ha denominatore. Se il modulo è più grosso, anche il diametro della primitiva viene più grosso. E se il diametro della primitiva è più grosso, anche qui, anche la velocità viene più grossa. E quindi c'è il rischio che questo numero mi ritorna un'altra volta maggiore di 11. E quindi non va bene un'altra volta. Perché deve essere minore di 11. Deve essere minore. Perché vuol dire che sei osservativo. Chiaro? Perché questa è la velocità in esercizio effettivamente tu avrai. Che dipende dal modulo, però siccome il modulo è una cosa che devi trovare, non lo puoi calcolare, la ipotizzi, calcoli il modulo, la calcoli reale e controlli se è maggiore o minore di quella ipotizzata. Se è minore, se è osservativo va bene, se è maggiore devi ricominciare perché non sei prudenziale. È un numero più grosso. È un numero più grosso. Se fosse troppo minore, tipo di poco, tu ragioni, tu dici che minore è poco, va bene. La sensibilità del progettista. Ma se di tanto lo devo diminuire no, se tipo la metà io ipotizzo di viceversa tu dici se mi viene una velocità finale di 2 e la propotizzata di 4 sono stato troppo abbondante, posso andare a vedere se di 2 quello lo potrei sempre fare. Oh, tu c'ho la finestra? Non c'è sta registrando prof. Sì, non mi ricordo il 6. Il 6 è la precisione di lavorazione, ma il manuale ce l'avete, eh. Ragazzi, non sento che mi do. Duccio, chiudi sto. Non fa come gatti, si sentono. Vai, dimmi. Cioè, che numero si può scegliere? Da 1 a 6? Da 3 a 6. 3 ruote meno precise. Ma questo di manuale ce l'avete. Io ora riguardando il video, vedi che c'aveva la cosa in manuale. Questo è il manuale. Dice, vedi qui, dice, V rappresenta la periferia di primo tentativo. Si assuma 3 per ruote dentate poco precise e 6 per ruote dentate precise. Poi uno può pigliare 4, 5, chiaro? È chiaro, come ho detto prima, più alto che lo prendo e più è, e più che devo imporre alla lavorazione una precisione. E quindi un maggior costo. Chiaro? Allora, a questo punto che fo? Rifaccio il calcolo. Qui mi viene, come vedete, mi crolla. Qui viene 34 addirittura. Probabilmente bisogna prendere un materiale diverso. Il C20 non ce la fa con queste grandezze. O. Chiaro? È molto meglio cambiare materiale. Ho preso un C20, ma il materiale, gli sforzi che ho non me lo permettono. Devo migliorare il materiale, allora che fo? Lascio 4 e invece di 600 mi metto 1002, chiaro? Perché mi rendo conto che se mi viene 34,
troppa differenza. E quindi viene, no, viene per esempio un 18 Roma-Molibdeno 4, un materiale più nobile. Qui viene 6,44. Lei, prof, si vuole rottura. Aspetti, prof, un attimo. Abbiamo deciso di cambiare materiale perché? Tutta le volte. Forza di vederli. Non parai a segnare, non è che io ingegneria sono scappato a questo sapere. Io il mio sapere oggi mostro a voi, non viene da ingegneria. Dall'esperienza? No, dallo studio di nuovo, per insegnare a scuola. Perché io ho fatto ingegneria venendo al liceo, ve lo ripeto fino a che muoio. Ma io non sapevo le cose, bisogna sapere per bene, per essere periti. Non mi vergogno a dirlo, Ho studiato tanto. Io in questi ultimi 5 anni sono diventato insegnante, nel 2013 avrò studiato ovviamente 2 ore al giorno, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Non so se vi rendete conto, siamo un po' a averlo fatto in questa scuola, ma anche un po' più in là. Forse gente molto più preparata di me l'ho trovata ai concorsi, e infatti non ci arrivavo primo. Ma lo 0,06, prof, non ci arrivavo decimo su 100, ma insomma 0,06 da dove l'altro prof? Questo? Quale? Di VP è 60 milioni, è il diametro primitiva, è omega per R. È questa formula qui, omega per R. Omega è 375, R è 0,06, è il raggio diviso 2. Poi riguardate magari il video, aiuta. Questo è 174, qui metto 174. Sì? Ma qui non ho capito, decidiamo di cambiare materiale per quale motivo? Perché mi sono reso conto e qui viene 34, non si arriva mai, verrà. Ti viene un modulo di 6, cioè assurdo. Cioè bisogna anche fermarsi a un certo punto. Un modulo di 6 ti viene una rota grossa, madonna, enorme. Un assenso, non viene a abbiamo materiale. Se non è aria, non è aria. Cioè, questa è la sensibilità che vi deve venire. Ora io l'esercizio e mi deve tornare, non deve venire un porcaio. C'è anche un video. Voi potete, alla maturità, un po' di esperienza vi deve venire. Se no rischiate, capito? Vi viene delle rote assurde. Cioè, i moduli sopra 5 cominciano ad essere importanti. Cioè, viene una rota importante. Cioè, capito, no? Non si può pigliare una rota assurda. Oh! Ora viene 2-0 per poco, 2-0-55, quindi io qui me ne sbatto, prendo il modulo 2, chiaro? Mi prendo un modulo 2. Un attimo. E a qui punto con un modulo 2 io qui ho 2 per 20. Bene, 40. Qui ho 0,4. E ce la fa quasi. Aspetta. Fammi un attimo. Non mi ha capito. Fammi finire, vedi se torna. Non torna uguale, vedi? Viene, va talmente forte, non torna. Viene 7,5. Quindi vedete, insomma. Speriamo di fare la pedala prima. Non è facile. Prendiamo i 5,40. No, 5,40 è peggio. Più di 1,200 è difficile, ragazzi. Che poi deve essere anche resiliente. Oh! Che materiale si è preso? Nulla ora, perché un turno. E quindi a questo punto la si è preso un 18 Roma Molibdeno 4. Prof, la scelta è nulla. Il materiale si è bello fatto. Ora non c'è rimasto di ripartire. C'è rimasto di ripartire, mettere qui 10. Ripartire con la. Ora bisogna fare con la velocità, in un certo modo. Il materiale ci si è già giocato questa carta. Bisogna ripartire qui con 10. E allora qui viene. Ma se non si fa così. No, ho sbagliato io, scusatemi. Eccoci, vai. No, a monte, tutto a monte. No, no, ho fatto bene. Autorità a monte. Viene bassissimo, vedete come viene basso. È 45, quindi viene un numero. Come un verbo tra domani.
cancellare questi numeri. Alla fine si è preso. No, cioè. Avete il video? Voi una capita loggia, voi avete il video, prendete i valori giusti e vi serve. No? Tanto io mi auguro che voi lo rifacciate a casa, perché per capirci qualcosa prima volta e da soli provare a rifarle e vedere se torna uguale. Cioè, non. Due per 40 per la quotidiana 1000 fratto 10 per 45 per 20 per virgola 32 e viene 3, va bene? Quindi qui il modulo viene 3, va bene 3, e allora mi viene 3 meno 3. No, 3 viene, allora, viene 3, quindi modulo lo prendo 3. Con 3 mi viene 11 come 25, è quasi uguale a 10. Va bene? Se no uno prende la velocità di 12. Io capivo che il modulo è 3, quindi... Allora, questo è il modulo, questo è il modulo minimo. Naturalmente sto lo stesso. Minimo 3. Quindi, voglio cercare la norma, ripiglio 3. Sì, e qui ci siamo. Vedi il modulo 3, il diametro primitivo è il modulo quindi per il numero di denti e quindi 60. No, ma è... Qui è 0,6 okay. E ritorna 11,25 come prima. Allora, come ritorna 11,25? Io buono 0,06 come la primo tentativo. E anche il primo tentativo c'è lo 0,06? Sì. Come ritorna? E mi viene 11,25, va bene? Che è sempre maggiore di 10, ma che però, se voglio, metto qui 12, non ci si farà. Anche perché qui il modulo schizza su. Non metti un numero alla virgola? No. Ho voglia, però. Aspetta un attimo, qui c'era parecchio forte sta roba, 375 comincia a essere un numero, eh. La si sbullo. 375. Stava a respirare a girare più modo. La tua parte. Madonna. Comincia a essere 3600 giri. Madonna. Cioè. Hai secondo. Sono anche la debona. Certo, ma non ce ne tante le fanno. Dimmi. Hai minuto, prof, mica il secondo. Eh? Hai minuto, hai minuto. 3600 giri al minuto. Sì, ti sembra un po'. Sono 60 giri al secondo. Sono una frequenza 1 diviso 60. In un secondo fa 60 giri. Ma no, sono tantissimi. Ma come ho fatto a pipe? Fabio. Perché? Anni di esperienza. No, capisce bene. Se cioè, tu vai a pigliare, tu mi diminuisci questo. Automaticamente ti aspetti che il modulo cresca. Se il modulo è già a 3, mi cresce. Vuoi vedere la norma e se mi cresce, teoricamente deve andare a 4. Chiaro? Perché io che cosa posso fare? Vuoi a 4. Se vuoi a 4, qui già ho la ruota e mi diventa 80. Se mi diventa 80, qui è 0,08. Bene. E a quel punto è? 0,08 per 375 diviso 2, 15. Quindi per far tornare bene qui devo mettere 15. Allora, se metto 15 qui, come avevo detto la prima volta, con questo materiale, cosa succede? Ho 1200 per 6 diviso 5 per 21 e viene... ho sbagliato 1200 per 6 fratto 5 per 21 e viene 68. Metto 68 qui e viene, no dai, via 2 per 40.000 diviso 10 per 68 per 20 per punto 32. Prof, ma si ricorda di fare radice
Cuba? Cioè Cubica? Sì, sì. A Cuba? Ma Cuba, dai! Ho sbagliato. E mi viene, non so come, forse avevo sbagliato anche il calcolo prima, però. Vabbè, comunque, viene, ora viene, se io vi metto 15, qui mi viene 2,68, a questo punto posso prendere 3, con 3 mi diventa 60, con 60 viene 11,25 e qui ritorna, va bene? Perché viene 0,06, quindi va bene, se trovato... Quindi, no, ma è normale che a 3000 giri un motore faccia 50, l'albero di un motore faccia 50 giri in un secondo? E fa gli stessi. No, e sono 3000 giri in minuto. Sono 50, sì. E sono 50. Ma così tanto? Quando si dice il tempo di combustione, non è, cioè il tempo a disposizione. Tieni conto, la combustione avviene uno ogni due giri, quindi veramente avviene 30 combustioni. Ma non un 4-7 è 60 un secondo, pensate quanto tempo alla combustione. C'è un quarto di 60, perché il pistone è un quarto di tempo di mettere a disposizione, quindi è un 240esimo. Allora, a questo punto qui mi viene 11,25, viene minore, quindi con già il modulo 3, va bene? Allora, con il modulo 3 io posso, siccome però la velocità viene 11,25 la periferia, devo assolutamente fare anche la verifica ad usura, chiaro? Quindi cosa faccio? Prendo il modulo, quello si è già trovato, il 3, lo segno da una parte e vado a fare la verifica ad usura. Bene. La verifica usura è abbastanza un po' più complessa, soprattutto c'è più formule, è un po' più infarinata. Perché più formule, prof? Ce n'è 2, 3. Sì, insomma, c'è tutti gli H, la durezza, è più ammissibile, non è banale. Se mi resta facile meglio, No. Oh, ragazzi. Faceva un due formule. Franchina, con Franchina un due forme sono fatto così. Allora. Allora. Allora, questa è la verifica usura. Innanzitutto bisogna fare, siccome giustamente sempre nell'usura come nei uscinetti, immaginarsi il tempo di funzionamento, va bene? Ok, qui noi dobbiamo determinare la pressione ammissibile massima, che è funzione di che cosa? Del K1, che andremo a calcolare, del momento sulla ruota 1, chiaro, e dei diametri rispettivi della ruota 1 e della ruota 2, e quindi dipende dal rapporto di trasmissione, chiaro? Il B, che a questo punto io so già, perché M uguale a 3, lambda uguale a 10, ciò che il B è 30 mm. Chiaramente più spessore ho, meno usura ho, perché lavora più superficie di dente, c'è distribuzione di pressione minore, ho più superficie di contatto. Ancora maggiore. Tanto è vero che il dente liodale diverrà un B più piccolo probabilmente, perché lo stesso B se lo prendi è a numeratore, quindi il modulo te lo va a diminuire. Ok, a questo punto qui c'è da stabilire le ore di funzionamento,
che ti permette il calcolo di K. Eccolo qua. Eccolo qua. Ma ragazzi, è registrata la lezione. Cioè tutte queste assi non fate, si sente. L'avete capito? No, mi sembra di no. Allora, questa è la formula, va bene? Questo è il modulo per la verifica usura. K, momento sorgente, ossia il quadrato di beta, lambda, P ammissibile alla seconda. Il P ammissibile... Ce li abbiamo? No, ora vi insegno a calcolarli. Il P ammissibile è 24,5 per H, che è la durezza, fratto radice sesta di numero di giri per l'ora di funzionamento. Il K piccolo lo riavo da questa formula. Ma queste cose ve le ha fatte il professore, io ve le può vedere. Ragazzi, io me l'ho raccomandato anche a lui di guardare il manuale, voi avete questi all'esame, eh. Non avete tutti il resto. Ma il prof lo di sotto si è fatto. Quello in K grande. Certo, ora vediamo, quello dai. Si è fatto. Quello sopra. E qui. Va bene. Qui abbiamo i valori. Allora, qui come si fa a calcolare? Bisogna calcolare prima il P ammissibile. Va bene, dove H è la durezza. Va bene? La durezza della salita in base al materiale. Bene. Quando te vai a prendere il materiale, tabella dei materiali, ti viene dichiarata anche la durezza, non solo il sigma. Va bene? KV. Va bene? Ora tesa l'ha preso 18 cromo molibdeno 4. Ora io l'ho preso sì, ma vediamo se c'è in questa tabella. Sì, sì, c'era proprio, visto sopra. Sì. Ma che occhio? Qual è lo stocchio? No, è quella di sì. Da l'occhio da giochista. No, ragione c'è. No. Però non c'è il 18, c'è. L'occhio tutti i pedoni, tutti i marciapiedi. Sì. Tutti gatti. L'occhio di lui. Ragazzi, ma ve l'ho detto ora. Eccolo, oh, 34 cromo lì dentro qua. Madonna. E c'è 34, si va bene uguale. Allora, prendiamo qui l'H. Anche 25 qua. Infatti qui l'H non c'è, eh. Dove è l'H? Poi? Non c'è. Infatti l'hai il pacco l'H. Cosa ce l'ha preso? Il 18 ce l'ha preso. Sì, non c'è. Cerca su internet, prof, durezza. Guarda se la trovi. Come si chiama proprio il materiale? 18 cromo molibdeno 4. Cerca lui, vai, tappi fuori dopo. Ma lì è difficile che sia così, eh. È serio. Senta Salvatore Ranzino. È serio. Lui sta dicendo. Ranzino. Bibi. Bibi. No, c'è per perché la durezza volendo si può riavare dalla resistenza a rottura, c'è una formula che dà relazione fra durezza e carico rottura, c'è una formula che te la mette in relazione.
soprattutto là di Brinell, ora io a memoria me le ricordo. Conversione diretta a Rio Rottura. Struttura prof è 1002. Conversione durezza, vedi? Io mi affido AliEx. Allora. AliEx e Swiss. Paracolpidenza al 75. Allora. E via. Da. Eccolo qua. Vai, vai. Allora vedi, qui tu hai che con un carico di, con una rottura 1200 tu hai una durezza di, ora dipende dalle succerchi, HB 362 kg forza, che quindi newton sarebbe 1000 euro in più, sarebbe, dovrebbe essere 3620. Quindi si mette in posto di alta 127, ma no, no. E questa, no, ma ce ne sono due, e questa qui dovrebbe essere, ah. 3620 newton su millimetro quadro dovrebbe essere. Dovrebbe essere newton su millimetro. Che poi non dice su cosa. Guardavo un attimo. La durezza lo dice, vediamo. Tabella 1,91, vedi la dall'uso, coglione anch'io. Tabella 1,91, perché dipende dall'unità di misura, tu metti la formula, sennò va fatto le preparazioni. La I91 tu vai a cercarla, eccola qua. Questa è la tabella di conversione, va bene. Vedi, ora vi usa, c'è la bonifica, 25 cromo molibdeno 4, la durezza deve pigliare 2,60, vedi? Ok? Vediamo questa tabella. Va letto bene il manuale, bisogna imparare a leggerlo, perché secondo me all'esame vi è di grosso aiuto. Come vedete già qui le cose si complicano, nel senso, non è una formula, che vi dà un grosso contributo. Quindi, ricapitolando, 18 cromo molibdeno 4 si può pigliare, riparati da un 25 e mettere 2,60, va bene? Quindi l'H ci sta, l'M ci sta, il K piccolo è questo, dove K1 si calcola, H1 si calcola sotto con i moduli di Young. Moduli di Young che li ricavo qui. I moduli di Young sono il modulo, la costante elastica, il nostro lanciare legato è 200.000 e sono uguali 1 e 2, va bene, perché sono trovati uguali, stesso materiale. A questo punto si può cominciare il calcolo. Determini il K1. Determini il K1. È 1,18 per 200.000 alla seconda fratto 400.000, che è 200.000 più 200.000. E quindi è 1,18 per radice
di 200.000 alla seconda fratto 400.000. 373. E questa sarebbe radice di Newton su millimetro. Poi determini il K piccolo. Basta ragazzi, davvero. Siamo all'asilo. Riuscite a... Anche te Duccio, madonna buona. No, non è la vedetta. 2 per 373 al quadrato fratto 20 alla seconda per il seno di 40 per, aperta parentesi, perché 1, di 40? Perché 2 alfa 1. Ah, è alfa e 20. La progressione. 20 fratto 50. Che rapporto di trasmissione è 2,5. E questo viene 1 più 2,5 però 6,5. 2 per 373 alla seconda fratto 20 alla seconda per seno di 40 per, aperta parentesi, 1 più fratto 20 fratto 50. 38,92. Ci sarebbe radici. No, questa è la radice terza, scusa, madonna mia. Shift, radice terza. No. Via, faccio prima a rifarla. 2, 373 alla seconda fratto 20 alla seconda per seno di 40 per, aperta parentesi, 1 più 20 fratto 50. 11,48 11,5. A questo punto trovo il più ammissibile è 24,5 per, se detto H era 260, quando si è messo l'H? Eccolo qua, 260 radice sesta, n1 per noi è n è uguale 2 pi greco n fratto 60, 60 per 375 fratto 2 per pi greco, che è uguale, si è detto, a 60 per 375 fratto 2 375 sarebbe l'omega. Numero di giro, va bene, per 3580 per le ore di funzionamento. L'ora di funzionamento è un altro parametro di progettazione che si trova dal manuale. Eccolo qua. L'ho visto prima, l'ho copiato. Allora, funzionamento lo presentate, eccolo qua,
numero denti, eccolo qua, a usura, eccolo qui, qui, eccolo qua. Orientativi va, vedete, macchina a funzionamento continuo da 40.000 a 150, macchina a funzionamento continuo, qui dipende diciamo da che macchina abbiamo, bene. Supponiamo pigliare un valore medio, prendiamo 50.000, questo è un parametro di progetto che comunque uno o lo assume o lo sa, quindi per 50.000. È una specifica di progetto, va bene. Poi uno fa il libretto di uso e manutenzione e quando fa il libretto di uso e manutenzione dichiara e ogni 50.000 ore lo tenete va cambiate. Tanto è vero, se voi prendete i piani di manutenzione delle macchine, quello si diceva anche il corso della sicurezza, per mantenere la marcatura scelta una macchina, quindi la sua funzionalità, la sua sicurezza, io devo rispettare il piano di manutenzione, che dipende dal costruttore, perché il costruttore, quando fa il cuscinetto, dichiara un tempo di lavoro, raggiunto le ore di lavoro te le devi cambiare. Se non le ambi, se succede qualcosa, si incatta la macchina, ci muore uno, ti dice, la mia è costretta a 50.000 ore, fammi la fattura, non c'è la fattura, cavoli tua. I piani di manutenzione sono fondamentali, ragazzi. Come anche con la macchina, no? Anche con la macchina, ma nessuno li uccide, eh. Okay? Questa è l'esperienza, purtroppo, di mondo. Oppure si va a fare italiano del distributore, poi ci stanno le conseguenze. O magari si monta le gomme cinesi. Quando magari cambiano, cambiano il 30% dello spazio frenata, o della vita, tua e delle persone. Il mondo è bello perché è vario. 262 viene, va bene, questa è la pressione ammissibile, newton su millimetro quadro. A questo punto io vado a rifare il calcolo del modulo con la formula di usura che è questa. E dico, il modulo e mi deve venire meno di 3. Se viene più di 3, devo ricominciare da capo. Oh, vai, grazie. Quindi viene la radice del K piccolo è 11,5. Per radice cubica di 40.000 per cos quadro di beta viene 1 fratto lambda è 10 per la più ammissibile alla seconda viene 262 alla seconda e quindi viene 11.5 per shift radice terza di 40.000 fratto 10 per 262 alla seconda e viene 4,45, non mi torna all'usura. In effetti l'eccessiva numero di giri comporta chiaramente, avendo una velocità di rotazione 11, mi comportava, quindi mi tocca tornare agli UIS, rimette 4 e riavanzare. Ci vuole... Ma se succede nel compito sta roba non si fa, prende voi. È tutta 8 ore apposta. No, ma di ora vabbè, ne compiti ora, è chiaro, basta tirare la conclusione giusta. Cioè, arrivi in fondo, dici, non è accettabile per aver fatto a capo. Tu dici, bene, invece 40.000, la mia ruota resta 20.000. Se tu ci metti 20.000, tu cali l'ora e torna. 3,53. Trovi il numero minimo massimo di ore, 2,8, perfetto. Abbiamo anche la resiste 10.000 ore. A 10.000 l'ingranaggio va cambiato. 3.600 lire. Insomma. Ci può anche stare. Non è un cambio di velocità, ma insomma, cambio di velocità tu l'abbi. A 10.000 ore la gente si sposa. È poco? 10.000 ore, uomo. Insomma, fai chilometri mediamente. Ora, metti tu fa... Anche se un calcolo si può fare. Quanti sono 10.000 ore una macchina? Metti una macchina mediamente faccia una velocità di... 60 metri al secondo per fare 200.000 km il cambio lo può cambiare a 200.000 per fare 200.000 km quanti secondi ti ci vuole? Sono, lo porti in metri 2 milioni di metri 100 milioni di metri sì. Per farli con 60 lo dividi
quindi tu fai 200 milioni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, diviso 60. Sono 3 milioni di secondi, diviso 3 milioni e 500 di secondi, diviso 3600, sono 972 ore di lavoro. Dividi per 24 ore, sono giorni continuativi, sono 40 giorni di continuo, poco, 3 mesi di continuo, ora ma insomma, comunque avete capito, meno male avete detto che la formula è una formula sola, mi viene da ridere, è una sola usura, ma l'avete capita bene con una formula sola? Sì, prof, però. Prof, non come una cosa. Dimmi. Ma il modulo di usura torna a 4,45. No, allora ho preso diminuito l'ore perché vuol dire il modulo per resistere all'usura deve essere più grosso. Per accettare il modulo 3 e che resista all'usura, se ci vuole, che resista a meno ore. Quindi vorrebbe dire massimo si può lavorare 10.000 ore. A 10.000 ore, che cosa fai? Va avanti la progettazione e nel libretto di uso e manutenzione tu ci metti a 10.000 ore di funzionamento. L'utente, non andava un dato 250.000? Dove? Qui. Tu hai ragione, ma va a cambiare anche qui, quindi in effetti viene meno. No. Se non è libero. Scusa, il dato da luglio. Tu hai ragione, va a cambiare, ha ragione lui. Va a cambiare qui. Qui. Ha ragione. Bravo Ducci. Mamma mia! Allora! Proviamo a mettere 10.000. L'importante comunque è capire gli oggetti, non è che poi i numeri. Ristrutturare 343 qui viene. 343. Qui viene 343, qui resta 40.000. O chi c'è? Sì, qui c'è giustamente, cambi la O. E quindi viene 343 alla seconda, 234, quindi va bene. Volendo tu potete anche aumentare, magari proviamo a mettere 20.000 e vedere se viene uguale. Con 20.000 viene... Vai, cosa dai, ma 20.000? Perché 10.000 mi garba poco. Poco. Mm. 306 con 20.000 e con 306... Viene 2,53, viene bene uguale. 30.000 e via, va bene, provate. Prof. Sì? Dimmi. Dimmi. No, dopo 20.000 ore bisogna cambiare le ruote dentate, sia il pignone che quell'altro. A me il pignone sì. Chiaramente abbiamo tutte e due. Se tu prendi questo modulo qui. Ora poi un modulo 3 che cosa fai? Tu ti prendi teoricamente la tabella, tu vai in Excel, tu fai modulo 3, ragazzi fate piano, oh! Modulo uguale 3. Modulo, lo fai 3, tu vai in Excel e a quel punto che cosa fai? Tu prendi questa, tu ti copi
questa tabellina CTRL C in Excel, CTRL V, te la metti qui, modulo uguale a 3, Z uguale a 20, e tu fai prima il pignone e tu trovi l'addendum, il dedendum, però la cosa che ti interessa sono diametri, diametro di base, di primitivo, di piede, per disegnarla, no, di testa, di base. E qui tu fai uguale. Questo per questo e via. In modo che tutte le volte tu c'hai il coso lo puoi cambiare. Il diametro di piede è il diametro di primitivo, quindi è uguale a questo. Meno vari angoli, meno l'H, l'HB, quindi meno il modulo, meno il modulo, il diametro di base, il diametro di testa è meno due volte il modulo. E via dicendo, tutte le riavi tutte, va bene? E poi tu ti vai a disegnare la ruota dentale. IB tu lo ricavi quassù e il lambda ti ha preso e il lambda è 30 mm, va bene? È 10x3. A questo punto tu puoi disegnare la ruota dentale. Ti manca la parte bassa che è in base alla linguetta e alla chiavetta che faremo. Quindi ora questa ruota dentata mettiamotela da parte. La prossima volta, cioè, quando, la prossima volta ci si prova a dimensionare anche una linguetta e la chiavetta. E si dimensiona completamente quell'accoppiamento lì, in modo che voi siete in grado al limite di segnare. Va bene? Vai. Portatevi dietro questi numeri.